Salve popolo di YouTube, bentornati su Shion, questa blind run, chiamiamola così, insomma, questo let's play di Dallus. E qui torniamo, questa volta è giusta, sto giocando, quindi non è in differita, ma torniamo a quest'area che, scusate, volevo vedere una cosa. Dark Forest Area 1, Dark Forest, si chiama Dark Forest Area 2. Ok, go to location. Quindi torniamo qua. Qui da queste statue. Ah, fate un attimo, ma qui non è da dove sono uscito. È un monumento per tre vecchi antichi eroi. Windalgo, Wolfman 11983 e Wolfman. Quello 1183. Allora, Windalgo, io me li segno, tanto per essere sicuro, da bravo avventuriero che sono, perché sono un avventuriero, un giocatore di avventure grafiche, quindi ho preso l'abitudine di segnarmi, di appuntarmi diverse cose, quindi questa io me la segno. Potrebbe essere un codice per andare avanti, più utile dopo, scusate, ho premuto per sbaglio in su. Questo però è un po' diverso da... Quest'acqua ci trascina. No, sono indistruttibili, bisogna saltarli. Altro forasto brigante. Facciamolo via. Ah, abbiamo una lancia. Ah beh, lance sono comunque oggetti. Ah beh, cavolo di... Aspetta. Ti danno un'arma e ti danno un nemico con cui affrontarla. Ho già finito le lance, quindi per sperimentare come funziona. C'è questo. Questo sputa verticalmente invece che orizzontalmente. Se qui muoio, mi sa, quindi non ci credo. Oh, sono salvato. Checkpoint. Ah, quindi forse ho capito. Allora, da dove sono uscito lì era un'uscita che portava questo. No, ho capito. Ok, ho capito. Pensavo che entrando dalla mappa qui arrivassi nel punto in cui... Oh, sono in cui è uscito nella puntata precedente. Invece è entrata per un nuovo livello. Cioè, questo gioco non è difficilissimo, quindi si riesce ad affrontare anche abbastanza in scioltezza. Spero che non siano le mie ultime parole famose. Ehi, vieni qua. Sono indistruttibili, forse più avanti. Forse più avanti riuscirò a trovare un'arma capace di scalfirli. No, sto qui. Adesso ci vado. Sicuramente nasconde qualcosa. Lance. Ancora devo imparare a usarle. Ok, andiamo su. Su di qua. Ecco. Ti è. Aspetta. Perché io non mi fido mica. Oh! Ancora vivo? No, non c'era una parete invisibile. Illusoria. Fatto stupido. Vederlo. Per fare saltini piccoli. Questo lo uccido così. Non so cosa sia. No, le dandarone no, per favore. No, sono morto! Non me ne ero accorto che avevo così poca vita. Vai, vieni qua. E lui lo può saltare? Quello che puoi counterizzare tutti gli spari che ti fanno. Cavolo, bravi! Ti va meglio quando ti viene incontro lui, perché controcorrente non è facilissimo. Qui c'è una zuppa, vero? Sì, prendiamo il palo. Che palo questo. Vabbè. Vieni qua!
Dai! E muori. Spear. Quindi uso questo per farlo fuori. No, dai. Solo un cuore e mezzo nel frattempo. No! Ma è fortissima quella... la zanzarona lì. Bravo, bravo, bravo. Questo però mi sono avuto un po'. Posso saltare? Sprecando un casino di cuori. Odioso, odiosità di uomo. Vieni qua. Ok. Uno. Due. Le frecce non quello capivo come sono. Quindi, che sia un po' troppo forte per me adesso lui. Che dite? Però c'è un tesoro, però non so come andarlo a prendere. No! Maledetto! Cioè, salto un po' troppo. Vediamo. No! Oh signor! Quanto stiamo? Tempo. 7 minuti. Ancora 3. Oh oh! Posso anche tornare alla ultima. Provo davanti, vediamo. Praticamente questi zanzaroni sono un po'. Mettiamo un po' di monete. Avrei voluto un vittorio qui. Via, muori. Questo è un piccato. Oh, bello. Bello insomma. Bella situazione, sì sì. Signor, un po' più incrociato. Beh, direi che per adesso mi fermo qui. Perché direi che siamo 9 minuti e quindi non di fare un altro tentativo voglio, però potrei fare questo, potrei tornare indietro e vedere cosa c'è nelle vie che ho tracciato in primi livelli, perché poi in questo momento ho diverse vie aperte, perché ho i blocchi, ho due blocchi, quindi probabilmente, che poi in realtà penso siano una via solo che mi farà andare di sotto nella mappa, come vedete, aspetta, facciamo vedere subito, vedete qui ho set location,
vedete, nel primo livello ho questa mappa, questa uscita che può andare giù. Qui invece è un'altra uscita che può andare là, che io non sono andato, sono andato a esplorare la parte in basso e quindi sono uscito da qui. Però ancora ho diverse vie da provare prima di andare lì. Quindi può essere che quei mosconi, quei zanzoni giganti si possano affrontare meglio con un altro tipo di equipaggiamento. Può essere. Benissimo, io ed Echo the Dolby vi salutiamo e vi diamo appuntamento per la prossima volta, per i prossimi Let's Play o Blind Run, insomma, di Odalus. Ciao!